Wahey Kuj, ben ritrovati la vostra Andronic 91 su UK Watch 3. Iniziamo ovviamente con Wyatt, che a quanto pare vede una stella cadente. Che storia. Sì, però io dovrei mandare la sigla. È la più cool che abbia mai visto. Davvero enorme. Wow. Un momento, ma quello è un UFO. Beh, mi dispiace, perché così non puoi esprimere un desiderio. Cioè è rimasto in piedi tutta la notte? Buongiorno Wyatt, vai con la sigla però. Ed eccoci qua, buongiorno Wyatt. Dopo la sigla ci ritroviamo su UK Watch 3. Wow, che dormita. Ieri sono andato a letto tardi per guardare le stelle. Però ha dormito? Strano. Ma ho visto ben altro. Ho visto un UFO, sì signore. Era lì davanti ai miei occhi. Davvero? Continua, dimmi di più, dove era diretto? Su Yokai Net. Ho molte cose da dirti sugli UFO. Vieni nel laboratorio nella grotta lamentosa. Va bene. Sembra che l'abbia visto anche Steve Jobs. Great, allora andiamo da lì per saperne di più. Mi sembra un bel piano. Probabilmente sarà nel suo laboratorio alla grotta del lamentoso. Andiamo. Oh, quindi quella grotta lì imboscata in mezzo ai massi. Arrivati finalmente. Dopo un lungo peregrinare. Madonna, quanto è lunga però la strada. Ecco qua. Qua è giusto, sì. Qua è giusto, bene. Stifa, che dobbiamo fare? Su. Esatto. Che piacere vedervi. Non altrettanto, però insomma, ci accontentiamo. Signor Joe, ho visto di nuovo un UFO. Certamente. Capisco. Allora, sono tutto orecchi. Potremmo provare a scoprire la sua attuale posizione. Davvero? Quali apparecchiature hai a disposizione per poter scoprire la posizione di un UFO? Sembra che l'UFO fosse diretto a est. Andate a est seguendo il fiume da qui, dovreste arrivare alle campagne. E lì troveremo l'UFO. Alright, se passiamo dal fiume possiamo usare la zattera. Purtroppo no, il fiume è bloccato da grosse rocce. Potrei potenziare la vostra zattera, ma non abbiamo abbastanza tempo. Deve esserci un modo, non possiamo mollare proprio ora. Dobbiamo solo trovare una soluzione alternativa. La zattera non può frantumare le rocce, ma può farlo chi è sopra la zattera. OMG, sto suggerendo di usare la trivella yokai? È troppo pericoloso per gli esseri umani trapanare mentre sono su una zattera. Ma se ne possono occupare i vostri amici yokai. Ma che miavolo? Ma cosa? Ha qualche rotella fuori posto? Non sono abbastanza forti per rompere le rocce. Certamente. Ed è qui che la mia nuova invenzione può aiutarvi. L'ho chiamata mano poderosa. Con questa gli yokai riusciranno a frantumare le rocce come fossero burro. Che storia. Le dispiace prestarcela, mister? Sfortunatamente non ce l'ho qui con me al momento. L'ho prestata a un mio amico, un dottore. E dove possiamo trovare questo dottore? Si chiama Dottor Frank. E si trova a vecchio ospedale a Valdoro. Sta parlando di Frankie? Eh? Frankie? Chissà come se la passano lui le tartarughe. Vede, è un nostro vecchio amico. Davvero? Sì, ci pensiamo noi, non avremo problemi a riprendercela. Andrea, sarà meglio lasciare che se ne occupi una. Già. Hello. Contiamo su di te, Luna. Ci rivediamo da Bob. Galattico. Quindi ci teletrasporta... Ah no, dobbiamo andare noi, è certo. Troppo comodo, no? Andiamo a Valdoro, dunque. Sì, praticamente finché non concludiamo il gioco, credo ci teletrasporta sempre qui alla Yopol quando mettiamo il personaggio di Luna. Non so perché faccia così, ma ehi. È notte, il che non è proprio del tutto sbagliato andare all'ospedale notturno di notte. Eh? Che è questo suono? Non ho idea. Oh, da dove vengono tutte quelle me? Ma cosa? What? Non sapevo che fossi un ninja, Luna. Beh, mi hai scoperta, ma questa non è opera mia. Oh, finalmente, eccoti. Ti stanno aspettando tutti. Vieni. Cosa? Devo unirmi anch'io? Ma per cosa?
Oddio. Oh, cosa succede? Fermi, calmati. Beh, però ti sposta. Ma che cavolo è? Non si capisce niente. Ecco. Cosa succede? A parte che sto bagnino mi dà fastidio che è piccolino, ma... Miseria, cosa è successo? Forse si sono resi conto che era troppo poche volte questo giochino. No? L'hanno usato nelle vecchie versioni e ne hanno aggiunto un altro? Bel lavoro oggi, è tempo di tornare alla nostra forma originaria. Mimo. Che aspetti? Sono un'umana. Mimo. Una vera umana, non me ne ero accorto. Sono colpito. Ecco, tieni, questo è per avermi stupito. Per forza, ho fatto schifo. Non me l'aspettavo. Ci si vede? Io dico, si è fermata perché mo c'era il terrore onirico, no? Ovviamente. E invece no! Era un altro giochino ritmico. A parte che era abbastanza difficile, per carità, però... wow. Aspetta però, ora ho la trivella. Quindi trapaniamo e qui dovrebbe esserci una foto delle vicine Armionia. Praticamente c'è un tizio che ha perso 48 foto delle vicine Armionia. Ah no, chiave appartamento, niente allora. Vabbè, c'è sto tizio che ha perso 48 foto delle vicine Armionia e noi dobbiamo trovarle perché è una missione. Bello, eh? Vediamo se il dottor Frank è quello che cerchiamo. Frankie! Oh mio Dio, ci sono gli yokai lì vicino? Ah, tartarughine, ciao. Mip, fammi mip. Ah no, squish, ma come squish? Squash, squash, squash. Squash, vedi? Ma la prima volta facevano mip. Va bene. Dottor Frank, possiamo chiederti una cosa? Oh, di nuovo voi. Ehi Frankie, potresti darci la mano poderosa? Però questo c'è la voce da pazzo, eh. Cosa? Quella non è la mano poderosa? Non dirmi che volevi sulle povere yokapie. Me l'avevi promesso, Frankie! Non è come credi! Stavo solo distruggendo delle rocce per mettere nella loro vasca! Rocce? Già, non avevo rocce delle dimensioni giuste! Uff, per un attimo ho pensato! Comunque, tornando alla mano poderosa, potremmo prenderla in prestito? Steve Jobs ha detto che possiamo! Ma certo, riprenditela pure! Avrei dovuto restituirgliela comunque! Mano poderosa! Hammer Breaker! Galattico, ora possiamo partire dalla ricerca di quell'UFO. Torniamo negli Stati Uniti tramite l'ora di italiano. Certo, ha detto che ci saremmo visti da Bob. Quindi suppongo che effettivamente io possa andare in America senza dovermi cambiare con Andrea. Proviamo, eccolo qua. Oh, grande. Se lo fai prima di questo capitolo ti dà errore. Perfetto allora. Vai in America. Pa, pa, pam, 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 pam. Scusate per l'attesa. Hello. Allora, avete trovato la mano poderosa?
Ne dubitavi? Sono una detective esperta. È stato facile come bere un bicchiere d'acqua. Che scanigliata. Detta così sembra che abbia salvato il mondo. Fantastico, ora possiamo attraversare il fiume senza problemi. Usapion, è ora di entrare in modalità mano poderosa. Modalità mano poderosa? Ma che diamine. Razza di... Lo sai che non ho tipo mille modalità che posso attivare così? Usapion, contiamo i di te. Ma perché io? Bene, tutto deciso allora. Andiamo al fiume verso le campagne. Bob? Oh, la missione di Zomborg. Dottoressa Frankenstein, hai detto? Beh, purtroppo non è tra i miei clienti. Oh, capisco. Uno in meno, ma c'è ancora speranza. Sì, beh, sappiamo che la dottoressa non esce molto. Chiediamo a qualcun altro. Quindi dovremmo chiedere a tutti gli umani che effettivamente possono vedere yokai. L'altro umano che mi viene in mente è Paola Portaglia. Il primo, così. E oggi ho scoperto che la controparte di Traspec, Scuriflesso, c'è anche in Yokai Watch 1. Io non lo sapevo. Perché devo scoprire le cose così all'improvviso? Boh, prepariamo la zattera a dire il vero, invece di partire subito. Resistenza però meno manovrabilità. Ah, questa manovrabilità è uguale. Ah, lo stemma. Beh. Ah, bel tempo! Previene la formazione dei temporali. Ok, questo è equipaggiato. Questa però diminuisce la velocità, ma non mi interessa della resistenza. Via all'avventura. Dovremmo trovare una vela prima o poi? Così almeno possiamo, insomma, okay. Con un salto per destra del bivio per arrivare alle praterie. Ok, eccolo qua, yay. Agli ordini. Colpisci la rompire e potremo proseguire. Sì, c'è una roccia strana. La prima che troviamo allora, a quanto pare, eh. Non è che il brutto tempo mi dà qualche problema, però se navighiamo col tempo bello è più bello. Wow. Wow. Smash it. Smash. My Hero Academia. Percorso gola balzellante. Ho letto bene, balzellante? Che ba... Balza? Balletto, non lo so. No, aiuto. Oh, cosa... cosa c'è lì? Ma il coccodrillo, chi l'ha visto? Guarda sta maledetta qua. Mi sembrava un pezzo di acciaio, cosa ne so. Si palesano oggetti improponibili all'orizzonte con una risoluzione bassissima. Scusatemi, eh. E poi non doveva essere Usapion con la mano a rompere le rocce. Invece qua abbiamo il nostro fidato Capitan Micellano. Niente, qui non c'era nulla. Io mi fermo in tutti i posti che vedo perché voglio riuscire a trovare più oggetti possibili, più configurazioni per la barca. Insomma, cerco di trovare tutto. Perché se io ora attacco lo squalo, guarda che succede. Esce appunto il martello. Non esce il semplice pugno di Micellano. Quindi boh. Oh yes. Ah, oh, già siamo arrivati. Oh, eccoci. Yay. La corrente diventa più forte quando piove. Ma ho messo lo stemma del bel tempo io. Boh. Togo, che luogo selvaggio. Ci sarà qualcuno che saprà sicuramente qualcosa di quell'UFO da queste parti. Leghiamo la zattera e andiamo a dare un'occhiata in giro. Ma come troviamo Traspec? Non serve più legare la zattera. Che posticino, eh? Oh, che bello. Siamo arrivati nel Far West. Ci siamo quasi, ragazzi. Ah, oh, attenzione! Una mappa? Sì! Ok. Quindi c'è una mappa appena arriviamo a Porto Noce. Ok. Già, Western, se non si fosse capito. Western. Dobbiamo chiedere in giro, se non sbaglio. OMG, è proprio come immaginavo. Sembra di essere su set di un film western. Già, sembra tutto in costume.
Che c'è, Luna? Sapevo che avremmo trovato un posto simile, perciò sono venuta preparata e ho portato dei costumi adatti per tutti noi. Ta-da! Che storia, great! Non finisci mai di sorprendermi. Ho costumi per tutti, andiamo a cambiarci. Ah, ok. Ma dici, vai, dove sei addormentato? Super, ora sembro un vero cowboy. Siamo nella prima della parte. Geniale, state benissimo. Ok, andiamo in giro a informarci sull'UFO. Ma Luna, come conoscevi le nostre taglie? Allora è giusto, anch'io volevo travestirmi. Ve l'ho immaginato Sapion con un completo da... da persona del West? Sì, ho detto proprio persona del West e non cowboy. No, ho detto proprio Sapion e non Whisper, perché Whisper... non mi interessa. Chissà dove è finito quel coso. Quel coso? Generico? Come va? Mi scusi, di quale coso sta parlando esattamente? Lei è la donna del West, la signora del West, grande serie televisiva di tanti anni fa. Ho visto una specie di enorme bagliore andare verso nord e poi sparire nel nulla. Ho avuto paura, ma vorrei saperne di più. Un enorme bagliore nel cielo, detto interessante. E Luna torna subito lì a farsi i fatti suoi. Ok, dunque, abbiamo trovato la mappa. La prossima persona a cui chiedere è qui, quindi. Ma risvegliamo Traspec! E calano i frame in una maniera improponibile. Aiuto? È quel Traspec che va piano. Ma veloce. E sfera grande, ottimo. Povero Traspec. Hello. Siete venuti qua per un giro turistico o what? Qualcosa del genere? Già che siete qua, perché non prendete un pony da cavalcare? Un pony? Hello. Li avete visti venendo qua? Sono cavalli un po' piccoli forse, ma fanno il loro dovere. È difficile attraversare le praterie senza un pony. Sono molto utili per saltare burroni e ostacoli vari. Non ho mai cavalcato un cavallo prima d'ora, sembra pericoloso. Come on, sono docile, di sicuro si faranno cavalcare. Questo però è abituato a me e non ama molto le altre persone. Ma ce ne sono di selvaggi in giro che aspettano solo di essere cavalcati. Selvaggi? Già. Che me ne frega a me dei pony selvaggi? Stavo solo cercando informazioni sul West. Attenzione però, attenzione. Opla, potrebbe esserci... Ah, ma qui. Tac. Ma è Cappadonna? È Cappadonna, che ci fa qui? Uè, zio, rappo come un razzo, attaccati a sto pazzo. In realtà finiva con una parolaccia, ma... Non si può dire! Aspetta, Cappadonna, mo vengo lì per te. Allora, che mi dici? Io sono Cappadonna, è il nome che ti inganna, infatti. Sono un capo incappato in un posto desolato. Se qualcuno mi calpesta, non mi sposto. Questa prateria la conquisto. Cosa? Che problemi hanno alcuni yokai? Ti attaccano così. Prima ti rappano in faccia, poi ti attaccano. Non so cosa è successo, ma l'ho abbattuto in due secondi. Molto facile. Ecco, ora se io fossi tutti quanti al 30, sarebbe più interessante la cosa. Sarei molto più forte. Che stile di battaglia! La tua tecnica mi abbaglia e mi squaglia. E mi dà biglietto musicale. Non sono un ragazzo reale, non so che rima fare, non ha senso. Hello. E là, per caso hai visto un UFO da queste parti? What? Mai sentito parlare di UFO? Prova a chiedere nella vecchia città su a nord. C'è tanta gente là che potrebbe saperne qualcosa. Davvero? Grazie mille. Quindi, come ci arriviamo alla città a nord? Ovviamente ce l'ha detto il signore prima, che bisogna cavalcare dei pony per saltare i burroni. Quindi, che indizi abbiamo raccolto finora? Un enorme bagliore in volo verso nord con molta probabilità è il nostro UFO. C'è anche una città a nord dove qualcuno può aver visto qualcosa. E per arrivare là dobbiamo attraversare le praterie cavalcando dei pony selvaggi. Beh, teniamo questi pony e andiamo lassù. OMG, sembra proprio come nei film. Cavalcare al tramonto, il vento tra i capelli. Togo, andiamo cowboy. Sarà un'avventura galattica. Avanti, muoviamoci. Attenzione, gli eroi!
Salve di nuovo. Incantella, che ci fai qui? Stiamo cercando un nuovo eroe yokai da reclutare. State reclutando? Allora potrebbe interessarvi il valletto yokai più fastidioso del mondo. Mi dispiace, ma oggi stiamo cercando un vero eroe. Temo di no, oggi stiamo cercando il vero e solo yokai. Ah. La caratteristica fondamentale di ogni eroe degli Yovengers. In realtà era lo Shield, qua si chiamano Yovengers. È un irremovibile senso di giustizia. La caratteristica che distingue un eroe dagli degli incaedibili. No, però a storpiarlo così tanto incredibili, no. È un incontenibile spirito di libertà. Un irremovibile senso di giustizia e un incontenibile spirito di libertà, Quindi qual è la tua risposta? Cosa ha più valore per te? Gli Avengers mi piace. Scegliamo Incantella anche stavolta? Se però scegliamo giustizia, scegliamo un simil All Might. Amarabacci Ciccocò, ci mette sul coma che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Amarabacci Ciccocò. Incantè, vieni con noi. Te lo vuoi dire? Anche se incaedibili mi fa un po' cagare come nome, però. Capisco. Vediamo che qui ci sia uno yokai con le qualità che stiamo cercando. So che riusciremo a trovare qualcuno di speciale. Già, proprio così. Alla prossima. Ciao. Fate attenzione, arrivederci. In genere si sceglie chi esce? Sì. Non perdiamo tempo con Whisper, abbiamo un UFO da trovare. Whisper, no. Bene, quindi abbiamo scelto Incantella definitivamente. E non possiamo farci nulla. Oh yes, ora è una parte bellissima questa. Quanti yokai interessanti. Però c'è una balla di fieno. E mo balla di fieno. Balla di rovi. Rosa di Gerico, un nome più bello. Dove va? Ok, presa. Comunque sia l'episodio lo terminiamo qui, perché la prossima parte è davvero bellissima. Troppo divertente, quindi... Ehi, dici che questo è un buon posto per spargere i peli? Combattiamo! Se vinco mi concederai di alleggerirti il cuoio capelluto. Ma guarda, se mi togli un po' di capelli io ti dico grazie, perché sinceramente odio i capelli lunghi e può essere che settimana prossima me li ritaglio a zero. Mi piace tenerli molto corti, non cerco una capigliatura folta. Quindi se vuoi tagliarmi i capelli mi fa un piacere, guarda. Buono, abbiamo vinto e... Avocado! Il potente spargipelo cade in battaglia. Oh. Mango verde. Sarà un avocado. Ma hanno paura di me? Sono così forte io? Non pensavo. Eppure. Ci sono dei pony che sono più veloci di altri comunque. Non so quale sceglierò. Ma uno sceglierò. Forse questo qui che se ne va in giro correndo. In ogni modo, Cuge, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram. Apriamo una cesta prima di terminare il video. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.